Per la cena di stasera preparerò il gratin di seitan con le verdure. La ricetta di stasera ho scelto di unire il seitan a uno dei piatti più sfiziosi della nostra cucina, il gratin di patate e pomodori. Questa ricetta va benissimo anche per chi sta seguendo una dieta ipocalorica, basta avere l'accortezza di usare poco olio. Come vedete ho cominciato dalle patate che taglio a fettini molto sottili, mezzo centimetro circa, e che metterò in acqua fredda e lascerò cuocere per circa 5 minuti dall'ebollizione, aggiungendo ovviamente un po' di sale. Mentre le patate sono in cottura, tagliamo a fettine sottili le cipolle dorate che uniremo al nostro seitan per dargli una nota dolce e un po' spiccata. Adesso faremo stufare le cipolle in padella con giusto un filo d'olio e poi ci aggiungeremo un goccio d'acqua proprio per avere una buona stufatura. Le versiamo. Aggiungiamo un pizzico di sale, così siamo sicuri che le cipolle butteranno fuori la loro acqua di cottura. E ora un goccio d'acqua. Dopodiché potete coprirle e lasciare lì a stufare. E noi andremo ad occuparci del seitan. Eccolo qui, vi presento il seitan. Come vedete ha una consistenza un po' spugnosa, in effetti sembra proprio una spugna. Io l'ho tirato fuori dal suo vaso e l'ho asciugato bene dalla sua acqua di conservazione. E adesso lo sto tagliando a fettine sottili di mezzo centimetro che poi ovviamente andrò ad aggiungere alle cipolle che si stanno stufando. Come vi ho detto prima, il seitan si ricava generalmente dal glutine del grano tenero, però in realtà se voi ve lo fate in casa potete appunto ricavarlo da qualsiasi tipo di farina. È un procedimento un po' più lungo rispetto a quello che trovate al supermercato, ma è fattibilissimo. Ora aggiungo il seitan alle nostre cipolle che si sono ben stufate e lo lascio insaporire, in modo che tutto il liquido di cottura si assorba bene. Queste cotture sono tutte molto veloci, anche perché poi dovremo assemblare insieme tutti gli ingredienti e metterli in forno a 180 gradi per circa 30 minuti. Vi ricordo che tutti gli ingredienti, le grammature di tutte le mie ricette li trovate sempre sul mio sito angelabattistello.it. Ed ora è venuto il momento di assemblare tutti i nostri ingredienti. Il seitan con le cipolle stufate, fatemi assaggiare. Molto buono. Che metteremo sul fondo della nostra pirofila. Lo distribuiamo bene sul fondo, con tutto il suo sughino, così ci rimane proprio un sapore fantastico. Ed ora proseguo con uno strato di patate. Copro bene tutto il seitan in modo che non resti neanche un buchino. Che poi salerò e peperò. Come vedete le patate sono appena sbollentate, mantengono benissimo la loro consistenza, perché finiranno la loro cottura ovviamente nel forno. Finiamo con il terzo strato, che è ovviamente quello di pomodori. Se la vostra casseruola è grande come la mia e vi stanno due strati, quindi un altro strato di patate e un altro strato di pomodori, fatelo perché sarà ancora più saporito. Ecco qua, il mio gratin è completo. Adesso lo bagno con 100 ml di brodo vegetale, in modo che in cottura non mi rimanga un po' troppo asciutto. E poi completo il tutto con qualche fogliolina di basilico che gli darà anche un bel colore verde. E adesso andiamo in forno, 30 minuti a 180 gradi. Eccolo
qua, il mio gratin è pronto e adesso assaggiamo, vediamo un po' com'è venuto. Sono sicura che nessuno si accorgerà che è un piatto vegano, ma adesso vado a prepararlo.